Il 38esimo pellegrinaggio a piedi da Macerata al Santuario Mariano di Loreto ha avuto il suo annuncio ufficiale al termine di una serata nebbiosa in Piazza della Libertà a Macerata, dove un corteo di persone si è ritrovato per la tradizionale accensione da parte dei giovani di Comunione e Liberazione del falò per la venuta in onore della Madonna di Loreto che la Chiesa ricorda solennemente il 10 dicembre. Il falò ricorda e riprende un'antichissima tradizione, si accendevano i focheracci per ricordare la notte della venuta della Santa Casa nel 1294. Da quel momento in poi tutte le notti tra il 9 e il 10 dicembre si ricorda questo gesto, ma non è semplicemente una tradizione, è come dire che Dio ha bisogno degli uomini per illuminare la strada del passaggio della casa e quindi dell'arrivo della presenza di Cristo nella vita. Tanti i bambini e le famiglie presenti che hanno cantato brani della tradizione mariana in giro tondo intorno al falò. Come abbiamo detto, questo evento segna l'avvio ufficiale dell'organizzazione molto complessa per il pellegrinaggio 2016. Inizia il cammino che ci porterà al 38esimo pellegrinaggio il prossimo 11 giugno 2016 con la Santa Messa che sarà celebrata quest'anno dal Cardinale Edoardo Menichelli.